Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite. Oggi è il 14 marzo 2014. Questa è una trasmissione che facciamo in collegamento con Paolo Izzo, segretario dell'Associazione Radicale Radicali Roma. Grazie di essere qui con noi. La registriamo venerdì mattina e la vedrete appunto questa sera. Benvenuto a Paolo Izzo. Grazie, bentrovati a voi Gianni, a Liberi TV e a tutti gli ascoltatori, video ascoltatori e ascoltatrici. E Paolo Izzo già è stato nostro ospite su Liberi TV, abbiamo intervistato, abbiamo fatto anche dei piccoli servizi su per come possiamo e sappiamo, ovviamente delle iniziative dell'Associazione Radicali Roma, che è appunto l'associazione territoriale di riferimento sul territorio della capitale per quanto riguarda il mondo radicale. Parliamo appunto con lui in questa giornata perché intanto volevo dire in premessa che non faccio che fare subito misteri, io sono un iscritto a questa associazione, quindi sarò molto partigiano, quindi senza fare misteri, sarò molto sbilanciato. Parliamo in questa giornata in particolare perché l'Associazione Radicali Roma sta arrivando alla concretizzazione di un progetto che è un convegno importante, che si terrà sabato 22 marzo. Abbiamo cercato anche un po' di promuoverlo via Facebook. È un convegno che è intitolato Roma chiama Europa. È stata una, diciamo, preparazione meticolosa, non, diciamo, esente da difficoltà, percorsi, insomma, un po' tortuosi e così via, però, insomma, si sta concretizzando, appunto, si realizzerà il 22 marzo prossimo, sabato, alla Domus Talenti di Roma in via Quattro Fontane 113. Allora, io do subito la parola al segretario Paolo Izzo per illustrarci un pochino di cosa si parla, poi magari vediamo anche un pochino, scorriamo un attimino anche oltre che i temi, anche gli ospiti, perché insomma è abbastanza ricco e denso di temi. A te la parola, Paolo. Beh sì, hai detto giustamente l'organizzazione tortuosa di questo convegno, ma più che altro perché abbiamo pensato anche in grande e quindi abbiamo una serie di ospiti notevoli che arrivano anche dall'estero. L'obiettivo è quello di appunto di chiamare in causa l'Europa, come abbiamo già fatto in varie occasioni, e creare le condizioni affinché attraverso le procedure di infrazione che già l'Europa ha emesso nei confronti del nostro Stato, si possano risolvere i problemi della capitale in particolare. È chiaro che, insomma, è un progetto ambizioso. Questo convegno rappresenta, diciamo così, la parte iniziale, l'avvio di una serie di denunce, anche di mobilitazioni che noi faremo sui vari temi che poi ti illustro. E quindi, insomma, è anche un punto di partenza, oltre che per la nostra organizzazione, per la nostra associazione, un punto, diciamo, nodale dell'attività politica di questi mesi, insomma. Abbiamo trovato la disponibilità della Domus Talenti, che io già ringrazio fin d'ora perché ci mette a disposizione questo splendido posto dove faremo il convegno. E il convegno è l'idea del convegno nasce dal fatto che appunto la capitale in particolar modo e nella situazione di stagnante in cui si trova affogata quasi nel debito è comunque ancora diciamo così un sistema feudale. L'abbiamo detto anche in altre interviste con Liberi TV quando anche ne ha parlato Riccardo Maggi, il sistema feudale che in qualche modo spartisce le risorse e poi ai cittadini offre zero servizi e si evidenzia la capitale, le sue istituzioni e tutte le varie associazioni, società partecipate, col comune, eccetera, si evidenzia per una serie di abusi e di illeciti, insomma, è abbastanza evidente a tutti quando ogni tanto parte l'indagine sul capo dei vigili, oppure può partire quella sull'amministratore delegato della società che si occupa dei rifiuti. Ecco, da questo punto di partenza, cioè dal fatto che i cittadini sono, la qualità di vita dei cittadini, lo stile di vita dei cittadini risente di questo sistema di illegalità, allora è chiaro che il tema dei rifiuti, per esempio, coinvolge ovviamente i cittadini in particolar modo. Il tema della giustizia, non dimentichiamo che i radicali italiani, il Partito Radicale, stanno facendo un
una battaglia sulla giustizia che coinvolge tutte le carceri italiane, e per esempio al convegno sarà presente anche Rita Bernardini, che ci offrirà proprio lo spaccato delle condizioni carcerarie a Regina Coeli e a Rebibbia, e in quali occasioni dall'Europa arrivano le denunce. Tra 74 giorni mi pare c'è anche questa questione da risolvere, cioè la sentenza Torreggiani, che viene proprio dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e che espone il nostro paese a una serie di denunce che poi verranno dopo. Ecco, noi pensiamo che in questo modo si possa smuovere qualcosa. Ricorrere all'Europa serve affinché l'Italia, il paese, e in particolar modo per quanto ci riguarda la capitale, esca da questo stato di illegalità. Appunto, rifiuti, giustizia, ma la trasparenza è un altro tema fondamentale, e i servizi pubblici locali. Noi arriveremo ad affrontare la questione dell'inclusione dei Rom, dei cittadini Rom, affronteremo il tema della concorrenza, cioè sono tutte tematiche che riguardano sì la nostra città, ma poi riguardano la tutela dei diritti dei cittadini in tutte le città. Infatti, che ne so, un grande risultato che è riuscito a ottenere Riccardo come consigliere comunale a Roma è stato l'anagrafe pubblica dei rifiuti per la città di Roma. È evidente che il primo passo che lui ha fatto è stato chiedere agli altri comuni di dotarsi dello stesso strumento. Ecco, anche il convegno ha questa volontà e questa tendenza, offrire ai cittadini, ai comitati, a tutti coloro i quali in qualche modo hanno a che fare con le istituzioni della capitale, uno strumento affinché loro stessi, perché i radicali poi fanno così, mettono a disposizione strumenti, competenze legislative, politiche, giuridiche, le mettono a disposizione del cittadino, magari da un cittadino che riesce a fare una denuncia, pensiamo, che ne so, a Malagrotta, ma io penso anche all'ultima questione che hanno messo in campo l'associazione Coscioni, quando quella coppia, la donna, ha dovuto abortire in maniera difficoltosissima per questioni di obiezione di coscienza. Ecco, basta un cittadino a volte a far arrivare in Europa una questione, e il paese, poi il nostro paese, si deve adeguare a dare una risposta insomma, alla mamma Europa, ecco. Sì, poi infatti adesso mi sta venendo in mente che relativamente appunto alla questione delle illegalità delle carceri romane, come appunto rubricata a fianco nella locandina, a fianco al nome di Rita Bernardini, beh, insomma, è un a parte che volevo ricordare che c'è un Sayagra in corso, praticamente, che sta in qualche modo qualche settimana già, esattamente, sta un po' un conteggio drammatico del tempo che si avvicina appunto a questa scadenza per cui appunto ci è stato imposto di giustamente dall'Europa di metterci in regola con la situazione carceraria, e volevo dire appunto che il rapporto della territoriale, perché insomma ricordiamoci, Radicali Roma è una società territoriale, c'è ed è stretto, anche perché, e adesso non vorrei dire castronerie, però mi pare di ricordare appunto che per esempio la questione sanitaria nelle carceri è passata da un po' di anni alle ASL, e il sindaco di Roma è l'autorità principale sanitaria ancora oggi all'interno del comune, quindi comunque sia a livello territoriale comunale è appunto un legame stretto che c'è appunto anche per quanto riguarda le carceri, e Rita sicuramente farà un ottimo intervento, ma vedo appunto che ci sono anche degli interventi che vengono in qualche modo da tra virgolette l'esterno, e poi neanche tanto, ecco, e anche autorevoli, per esempio Sandro Gozzi, che è un sottosegretario alla presidenza del Consiglio, insomma, è anche, abbiamo anche dei cosiddetti VIP. Certo, è anche rappresentante del Parlamento all'Unione Europea lui, infatti proprio sarà focalizzato il suo intervento sui diritti proprio dei cittadini nell'Unione Europea. Abbiamo anche un europarlamentare, Nicolò Rinaldi, che viene a parlarci appunto di come lo smaltimento dei rifiuti sia un affare europeo e come questa cosa ricada sul nostro paese. Appunto Rita l'abbiamo citata,
su questa questione. Appunto, è giustamente ricordato che lei in Satya Grah, insieme ad altre compagne radicali e altri compagni, insieme a tantissimi parenti detenuti che stanno facendo una vera e propria staffetta, cioè a parte Rita e altri. Faccio parentesi, avremo in diretta questa sera anche le sorelle Terrani che ci illustreranno, ecco. Molto attive sulla rete per fare appunto creare questa rete di partecipazione a questo Satya Grah con detenuti, famiglie dei detenuti e non, insomma, volevo fare appunto questo inciso. Vai, continua. Fai benissimo, anche le sorelle Terragni, René Testa, ci sono persone che sono compagni e compagne che sono proprio impegnati in un Satya Grah a oltranza, altri che contribuiscono in tutti i modi, come noi stessi, magari pubblicando cose sui giornali, rivolgendoci direttamente alle autorità locali e nazionali, e noi poi addirittura vogliamo strafare, andiamo fino all'Europa. Ci sarà un collegamento al professore Andrea Renda, che alla LUISS è anche un ricercatore senior al Center for European Policy Studies. Lui si occuperà della direttiva Bolkestein, che è quella che riguarda appunto le spiagge, il demanio pubblico, un vecchio pallino e su cui insistiamo tantissimo noi, è quello di abbattere il lungo muro di Ostia, anche perché simbolicamente il muro da abbattere, ciascuno di noi ne ha uno, e per noi Radicali Roma l'idea di poter accedere al mare pubblicamente è una nostra vecchia questione, ma sappiamo che cosa si nasconde dietro alle concessioni delle spiagge, del demanio, del fatto che appunto l'accesso al mare non sia per niente libero e sia controllato. Abbiamo visto anche a livello di mafia e di camorra e appunto di associazioni criminali. Ci sarà Amedeo Barletta, che è un avvocato ed è anche docente all'Università Partenope di Napoli, che si occuperà proprio della concorrenza che citavamo prima, delle regole del mercato, e quindi approfondirà questo tema. Avremo Carlo Stasolla, che è anche presidente dell'associazione 21 luglio, che focalizzerà l'attenzione sullo stato illegale delle politiche rivolte alla comunità Rom. Poi Alberto Alemanno, professore di diritto dell'Unione Europea all'Università di Parigi HEC, e si occuperà anche lui di trasparenza come un diritto appunto trasversale che attraversa tutte le istituzioni, cittadini, diritti. C'è Giuliano Fonderico, che è docente alla LUISS ed è proprio esperto di servizi pubblici locali, e proprio di quello si occuperà nel suo intervento. Abbiamo il compagno Mazziotti, Giuseppe Mazziotti, che anche lui è ricercatore al CEPS citato prima di Bruxelles, e lui focalizzerà invece l'attenzione su quali sono le prospettive di finanziamento per la città di Roma nell'ambito del programma della Commissione Europea a sostegno della cultura. Conclusioni, ma ovvero avvio di quelle che saranno le azioni, le mobilitazioni dei radicali Roma, dei radicali in genere, anche del radicale in consiglio comunale, appunto, sono affidate a Riccardo Maggi, che è il nostro ospite, e concluderà il convegno rimandando a quella che sarà appunto la mobilitazione italiana, romana, nei confronti dell'Europa, messa, ripeto, a disposizione di tutti, cioè questi strumenti comunitari misconosciuti ai più. Noi li evidenzieremo relazionandoci con i vari relatori, perché diventino effettivo strumento per il cittadino, per l'attivista, per i comitati, ecco, come ti dicevo prima. Sì, mentre tu parlavi mi è venuto in mente una cosa, perché insomma noi facciamo adesso un collegamento, come abbiamo fatto altri in passato, con appunto te che sei segretario di questa associazione territoriale, quindi volevo parlare anche dell'associazione. Questo appuntamento, questo convegno fa seguito, o meglio, è un percorso, diciamo, al contempo punto d'arrivo e trampolino, come tu hai accennato, per fare qualcos'altro, ma che comunque matura a seguito di un lavoro dell'associazione, a seguito appunto ovviamente del congresso, quindi della mozione congressuale, che ha praticamente visto l'associazione organizzata in piccoli gruppi di lavoro su vari argomenti, tra cui appunto tu citavi la Bolkestein, il lavoro anche che ha fatto la compagna Maria Laura Turco è importante, certo. Per questo, e quindi ecco, volevo che tu accennassi un pochino
proprio appunto come segretario per anche diciamo dare il giusto, giusto peso, la giusta dignità e rilevanza e visibilità a questo percorso e questa diciamo divisione in argomenti. Se tu riesci a ricordarti questi gruppi di lavoro, insomma, come sta lavorando l'associazione che appunto come ha prodotto poi per il momento questo convegno. Guarda, a proposito di questo convegno, ma appunto come dici tu, è un passaggio questo convegno. Noi ovviamente per questioni anche appunto di comunicazione, mediatica, eccetera, facciamo riferimento ai nomi dei relatori che sono ospiti del convegno, eccetera, ma per quanto mi riguarda io penso che potremmo benissimo rovesciare la locandina del convegno, quello che noi annunceremo lì, citando i numerosissimi compagni che lavorano magari anche nell'ombra di queste iniziative, ma sono fondamentali. Cioè, adesso sicuramente alcuni di loro interverranno, lo abbiamo accennato in questo convegno, come Radicali Roma, proprio come militanti e anche dirigenti di Radicali Roma. Ma io penso a chiunque stia lavorando a questo convegno, a parte chi farà delle relazioni come Massimiliano Iervolino, Johnny Dan, Davide Ambrosini, ma c'è tutto un nucleo di persone, ciascuno magari con le sue iniziative anche personali, coordinate in qualche modo dalla dirigenza di Radicali Roma, che si mette a disposizione, tutto il tempo che libero che ha rispetto ai vari lavori che devono fare, eccetera. E penso a Nicoletta Cartocci, Angela Capuano, penso a, tu hai citato giustamente Maria Laura Turco, un enorme lavoro che fa Maria Laura Turco anche come avvocato, ma con lei a Ostia c'è Franco Giacomelli, Antonio Giua. Ci sono tantissime persone che ci danno una mano costantemente, ma la danno a loro stessi, perché cioè sono parte integrante di questa associazione, sono il vero motore di questa associazione. Per cui ecco, lo farò al convegno di citarli, di ringraziarli, di salutarli. La tesoriera di Radicali Roma stessa modererà gli interventi, quindi Linea Canellissa. Genea Canelles ha organizzato la maggior parte delle cose, cioè ci sono persone, appunto Riccardo l'abbiamo citato e stracitato perché è uno di quelli che veramente riesce a portare fuori dall'associazione, fuori dal ristretto ambito in cui noi possiamo muoverci e abbiamo l'autonomia anche finanziaria e economica scarsa, per cui insomma ci possiamo muovere come meglio possiamo. Ecco, il lavoro enorme di tutti i singoli compagni che già continuano a dare disponibilità per aiutarci all'organizzazione di questo convegno: Michela Di Michele, Raffaella Roiatti, Ilari, che adesso si è appena iscritta. Cioè, veramente, ecco, fai bene a sottolineare quanto sia importante la militanza nostra dell'associazione. Tu stesso lo dicevi all'inizio, anche questo servizio che con Liberi TV offri come possibilità di conoscenza di quello che sta facendo Radicali Roma nell'ambito dei radicali italiani, insomma, è altrettanto importante. Abbiamo, che ne so, un artista importante come Laura Palmieri che ci disegna la tessera, oppure organizza gli artisti a venire a partecipare alle nostre iniziative. Cioè, voglio dire, potrei farti un elenco, ormai siamo già a 100 iscritti e ciascuno di Ecco, loro infatti volevo ha. arrivare a questo. Intanto inciso anche qui per dire che Laura Palmieri, che è un'artista, oggi farà un'esposizione di suoi lavori e vedremo di essere presenti almeno anche in modo fugace, perché poi avremo una diretta questa sera appunto con le sorelle Terragni alle 8:20 e vedremo di fare un piccolo servizio, qualche intervista per i nostri videoascoltatori di Liberi TV. E perché Liberi TV si interessa anche un pochino, come può, come sa, nel profondo dell'ignoranza del sottoscritto, insomma, cercare un po' di arte, di dare un po' una diffusione su internet, che appunto è un pubblico ovviamente non necessariamente qualificato per quanto riguarda l'arte, però cerchiamo di diffondere il messaggio anche artistico e anche quello dei, appunto, dei giovani artisti, perché insomma vanno promossi. Poi peraltro c'è tutto un lavoro che sta facendo anche appunto sempre Laura Palmieri all'interno della
consulta di arte contemporanea, spero di averlo detto bene, che cerchiamo anche lì di far conoscere. Quindi far conoscere, parliamo di comunicazione. Ecco, una cosa che volevo chiederti, Paolo, secondo me, tanto io già ho fatto la premessa che sarei stato profondamente, diciamo, parziale, però una cosa di questa associazione io ritengo appunto che sia un po' un unicum rispetto al mondo radicale, cioè il fatto che riesca, pur essendo un'associazione locale, a essere presente su vari media che possono essere giornali, online, cartacei e così via, settimanalmente, anche più di una volta a settimana. E sappiamo appunto che il mondo radicale si lamenta sempre, ovviamente, di una certa convenza excludendum per quanto riguarda le sue iniziative. Ecco, questo è molto, molto, dipende anche dal tuo personale impegno. Come ci riesci a farla questa cosa? Come riesci a realizzare questo piccolo miracolo? Guarda, io penso che non si debba porre una soluzione di continuità tra quello che è l'impegno nei confronti dei militanti, dei simpatizzanti, di chi è amico dei radicali in qualche modo, e il giornalista che è un interlocutore a cui ci si rivolge. Io penso che, insomma, almeno personalmente, cerco di far arrivare sul tema quel giornalista che se ne interessa anche solo mezza volta. Mi è capitato sempre più spesso, magari non di essere intervistato direttamente, ma di dover fornire un supporto proprio di conoscenza al giornalista che arriva là perché l'ha mandato la direzione o perché l'ha mandato qualche altro giornalista che ci conosce e dice: questa è una cosa importante, valla a seguire tu. Però ecco, è anche proprio uno scambio, e credo che alcune delle persone che ci seguono, da un punto di vista appunto giornalistico, si siano proprio anche interessati ai temi, non li trattino soltanto per obblighi di servizio, ma in qualche modo si appassionano. Io ho delle giornaliste di Rai 3 che ci seguono sempre, proprio perché la prima volta che hanno accennato questa cosa, di dire: ah, ma è importante questa cosa qua, ovviamente sono, come dire, rimaste nell'aria di queste iniziative, e quindi se ne interessano anche da un punto di vista umano, politico, cioè mi viene da dire, non soltanto di informazione. Personalmente poi io detesto questa cosa che fai un comunicato e non esce, di solito il comunicato che non esce io lo trasformo in una lettera e non si sa perché. Poi la lettera trova il suo spazio sui giornali e io posso chiedere, e in genere sulle tematiche radicali intervengo, e anche con un certo successo, e questo va bene, perché evidentemente è una forma meno, su cui devono meno spendersi da un punto di vista di credibilità o di cose, perché facessero l'articolo i grossi giornali, sarebbe quasi pendere verso i radicali, che invece devono scomparire dal Sì, panorama. è meno compromettente, insomma, pubblicare una lettera. La lettera possono sempre dire: vabbè, questa è l'opinione del lettore, noi l'abbiamo pubblicata per lasciargli spazio, quindi ovviamente per loro è meno impegnativa, però spesso capita Però, che sia giustamente, anche nella scelta del costruito. mare di lettere che gli arrivano, insomma, ci sta in qualche modo un vaglio e quindi una valutazione. Chiaramente, se poi segue una pubblicazione, vuol dire che c'è stato un apprezzamento, insomma. Certo, poi appunto magari rispondono e questo significa che hai sollecitato un argomento, cioè voglio dire, a volte qualche giornalista, penso a Michele Serra, penso a Sergio Romano, a Federico Orlando su Europa, insomma, quasi può ringraziarci se noi scriviamo delle lettere, ma io è quello che invito a fare anche spesso i compagni, dico: scrivete le lettere ai giornali, perché poi se avete una risposta, quella è una dichiarazione del giornalista famoso, del direttore del giornale, che ha il suo valore, e quindi abbiamo stimolato finalmente un dibattito su una cosa. Poi perdiamo ogni volta. Rita Bernardini cita spesso Laura Arconti, che prende e scrive al presidente della Camera, al presidente del Senato, alle istituzioni. Io scrivo ai giornali, cioè ecco, questi sono strumenti di lotta, ovviamente
pari all'andare per strada e raccogliere le firme dei cittadini, cioè coinvolgono prima di tutto i cittadini, prima di tutto i lettori, gli ascoltatori dei vari media e poi i giornalisti stessi, cioè che vengono interessati e in qualche modo avvicinati, ecco. Sì, forse qualche volta i radicali sono un po' antipatizzanti anche. Noi invece cerchiamo proprio di creare quell'empatia necessaria affinché poi si senta l'interesse nei confronti di quello che stiamo facendo, ecco. Senti Paolo, parliamo un pochino appunto di questo mondo radicale. Io accenno soltanto al fatto che, per chi ci ascolta, ovviamente, per cui la conoscenza di certe cose ovviamente non è scontata, Radicali Roma, nella complessissima architettura del mondo radicale, è un'associazione collegata all'Associazione Radicale Radicali Italiani, che è componente a sua volta del Partito Radicale Transnazionale Transpartito Non Violento. E quindi insomma diciamo è un satellite che gira intorno al pianeta radicale italiano. Ecco, se tu puoi dirci, io penso di sapere che c'è stata una riunione che riguarda, che riguarda o sta per esserci, cioè adesso mi sembra, mi direi tu se c'è stata riunione che riguarda le associazioni radicali italiane e le associazioni, proprio Certo. perché si cerca di creare una sorta di continuità di rete, perché sono le associazioni locali, territoriali che sono sparse su tutto il territorio e che poi in pratica sono quelle che vengono mobilitate nel interfacciarsi con i vari cittadini. Ecco, è uscito qualcosa di importante, qualche notizia che puoi dirci in esclusiva, in qualche modo? Beh, guarda, a parte che spesso alcune associazioni in particolare territoriali scalpitano, anche la nostra scalpita in qualche modo perché l'iniziativa torni in strada, cioè che sia appunto coinvolgente nei confronti dell'esterno, perché sennò veramente ci chiudono, deradicalizzano il paese e noi scompariamo. E il fatto importante di questa riunione che si è tenuta l'altro giorno, l'altro ieri, è proprio la riunione stessa. Cioè, è quella cosa che poi, per quanto mi riguarda, avevo detto anche al congresso di Radicali Italiani, il congresso di novembre scorso, dove è stata eletta Rita Bernardini, Laura Arconti e Valerio Federico come tesoriere. Io ho sempre detto, cioè, il coinvolgimento deve essere totale anche nei momenti in cui non c'è un'iniziativa in particolare. Cioè, e il fatto di sentirci sempre, perché facciamo riferimento a Radicali Italiani, è fondamentale. Cioè, ho detto addirittura ogni mese ci deve essere una riunione del genere e magari segretaria e tesoriere devono andare nelle varie città a farla e poi collegati con tutti gli altri dalle altre città. Quindi ecco, questo è quello che c'è un'iniziativa importante che è questa appunto messa in piedi da Valerio Federico di far uscire i partiti dalle banche, insomma sbanchiamoli, che è una cosa anche molto importante, perché poi i partiti attraverso le fondazioni riescono a avere un controllo, quindi anche economico e finanziario, della vita di questo paese. Quello è un altro tema che si sta sviluppando, crescerà sempre di più e a cui noi diamo il nostro sostegno, così come l'abbiamo già richiamata sulla battaglia per l'amnistia e l'indulto e per la riforma della giustizia. È chiaro che noi ci facciamo coinvolgere, ma qualche volta dalle associazioni territoriali partono delle iniziative, penso anche all'associazione per la Grande Napoli o a quella di Milano o quella di Firenze, cioè ci sono associazioni che partono delle iniziative e poi ritengono che debbano essere estese a tutto il territorio. Qualche volta noi creiamo queste sinergie tra due o tre associazioni e magari andiamo a raccogliere firme sulla stessa questione, petizione o interrogazione o fino anche referendum che sia. Però ecco appunto che ci sia un lavoro congiunto, sempre costante, ci tiene vivi e tiene vive le iniziative politiche a livello nazionale di Radicali Italiani. Perfetto, allora Paolo, in chiusura, come di consueto, faccio con le varie associazioni che ascoltiamo. Allora, un appello ovviamente a questo, per la partecipazione a questo congresso, con gli ultimi dati che faccio dare a te, un appello anche ovviamente all'iscrizione, come si può fare per iscriversi a questa associazione Radicali Roma,
e riferimenti su cui potersi informare della vita dell'associazione e dell'attività dell'associazione. Guarda, noi abbiamo un sito che è fatto benissimo, che è stato rinnovato da Alessandro Capriccioli, che è il nostro presidente, e da Michele De Michele, da me, insomma, da chi ci sta lavorando, Leonardo Molinari, che è dettagliatissimo sia sulle nostre attività, c'è la possibilità di iscriversi online con PayPal, oppure basta chiedere a me come si fa con una mail, io mando l'IBAN per una cosa. Ma l'invito che faccio sempre è di venire alle nostre riunioni, che ormai stanno diventando anche abbastanza note per essere costanti nell'impegno, ma anche super affollate e persino divertenti. Per quanto possa essere divertente la politica, però sono delle serate Molto conviviali, eruttanti. gustose, grazie alle leccornie che prepara sempre Maria Laura. Maria Laura che porta pure i viveri, Porta quindi la voglio dire. benzina. C'è la nostra nicchia del martedì sera, 8:30, là caschi il mondo, noi ci siamo. E quindi il mio invito è sempre quello di partecipare alle riunioni, prima ancora di iscriversi, perché poi tanto là ci si iscrive, si ha la nuova tessera bellissima firmata Laura Palmieri, ma soprattutto ci si rende subito conto e si entra subito nel mondo delle nostre iniziative. Fattivamente, cioè, ecco, vengono coinvolti dalla prima sera in cui arrivano lì e le persone si cerca anche di sfruttare proprio l'entusiasmo che hanno e la richiesta di politica che c'è anche tra le persone. L'altro giorno qualcuno è venuto a dire: voi siete gli unici che fanno qualcosa, sono venuto. Era un regista, un attore, si chiama Elio Crifò. Elio Crifò, che avremo, di cui ci stiamo interessando per promuovere anche lì il suo lavoro, è interessante. Elio Crifò, sì. Sì, fa uno spettacolo teatrale, la classe diggerente, che è un po' in linea anche con le nostre cose. Ecco, lui è arrivato e ha detto: io volevo vedere se i radicali a Roma ci sono ancora, cioè se i radicali ci sono, perché a guardare, a leggere il giornale, a vedere televisioni sembra di no. E invece lui si è trovato subito in sintonia e già ha detto che, ecco, metterà a disposizione magari la sua attività di attore e di regista per delle iniziative insieme. Ecco, il coinvolgimento è diretto ed è migliore in questi tempi di Facebook, Twitter, in cui ciascuno parla, sembra da solo, nell'etere, e il contatto diretto umano che noi possiamo avere con i compagni, con i simpatizzanti, e io consiglio sempre quello proprio interpersonale, diretto, vis-à-vis, con la presenza che poi diventa azione e iniziativa. Poi nelle riunioni posso testimoniare come da tradizione radicale che tutti possono parlare. Ci sta un elenco degli Tutti possono. interventi, tutti possono parlare e dire quello che desiderano. Che poi è un dibattito che a volte si, diciamo, continua in una nutrita mail list, che insomma anche lì vede un'esplosione di contraddittori, diciamo. Allora Paolo, io Esatto. ti ringrazio di questa tua partecipazione, per essere stato appunto qui con noi su Libri TV. Volevo dire un'altra cosa che però mi sono dimenticato. Ah, ecco, volevo chiederti, ecco, proprio soltanto un messaggio di servizio, se la bellissima tessera che ha disegnato Laura Palmieri è in qualche modo reperibile, appunto, il disegno in rete, perché si potrebbe cercare poi questa intervista di oggi, di pubblicarla proprio con questa immagine. Si trova? Ti manderò via mail la scansione sia della locandina di questo convegno, che ricordiamo appunto sabato 22 marzo alle ore 9 fino alle ore 14:30 alla Domus Talenti, via Quattro Fontane 113, è la fermata Repubblica della metro A, per chi arriva con la metro, e poi sì, ti mando anche la tessera disegnata da Laura Palmieri, che adesso stiamo diffondendo a tutti i compagni già iscritti, e tessere che sono pronte per tutti gli iscritti che vorranno aggiungersi a questo gruppetto. Perfetto, allora grazie ancora a Paolo Izzo, segretario dell'Associazione Radicali Roma. A presto sul territorio per documentare le varie attività e iniziative di Radicali Roma. Grazie ancora. Grazie a tutti, grazie a Liberi TV, come sempre. Ciao.